Una ripartenza rosea, quella regalata dall'anticipo di 3 settimane dei saldi estivi alla città di Cremona. L'esito non è paragonabile, infatti, ai dati allarmanti del 2020, in cui i saldi sono partiti in ritardo e sotto l'influsso della faticosa ripartenza post-lockdown. Solo nel capoluogo cremonese l'aumento rispetto allo scorso anno, infatti, è del 20-25%. L'andamento quest'anno dei saldi è partito molto bene, abbiamo avuto un incremento rispetto al 2020 del 20%. Ricordiamo che quest'anno i saldi sono partiti con un sondaggio voluto da tutto il mondo del commercio, di Federmoda con commercio al 3 luglio, mentre l'anno scorso eravamo partiti verso fine luglio. Ed è stata una mossa vincente perché proprio il dato ha parecchio successo. Federmoda con il nostro studio ha effettuato dei sondaggi che avrebbero un 3,8% in più di vendite e ovviamente siamo anche fiduciosi dai dati che sono usciti dal PIL dell'altro giorno, un 5% in più, che quindi è un dato molto incoraggiante. Sui saldi noi commercianti ci puntiamo molto perché dovete ricordare che abbiamo avuto un lockdown importante, quindi ci siamo praticamente tante scorte sono rimaste nei nostri negozi invenduti senza nessun aiuto economico e con delle perdite notevoli. Siamo poi fiduciosi molto sui gioielli d'estate che facciamo a Cremona e in tante altre province, che stanno aiutando parecchio nelle vendite e stiamo anche registrando il fatto che i saldi non sono solo il primo weekend, ma si allungano in tutto il mese di luglio. Quindi siamo fiduciosi anche su questo, che possa portare un ottimo risultato durante tutto il mese. Meno soddisfatti alcuni dei commercianti in Galleria 25 Aprile, dove gli affitti sono saliti alle stelle. Alcuni proprietari delle attività lamentano IMU ed affitti troppo alti, di 2.500 euro al mese, tolte tasse, spese condominiali, manutenzioni straordinarie ed infine tassa sul reddito. Uno dei negozi arriva a pagare fino a 12.000 euro di IMU, mentre l'ufficio entrate del comune sembra non voler sentire parlare di riduzioni.